Io mi occupo di licheni e vi presento un intervento che ho voluto intitolare come sottolineare che si tratta di una sfida ancora assolutamente aperta, quella di definire lo stato di conservazione dei licheni e in particolare nel caso del reporting di questo gruppo che la direttiva Habitat inquadra come cladina, cominciando subito a sottolineare il primo problema, perché cladina, un problema che può sembrare formale, cioè nomenclaturale, cladina è un sottogenere che non è riconosciuto, nel quale sono inquadrate 8 specie, una si presenta come in forma di 2 sottospecie, una di 2 varietà, e che al tempo appunto nel momento in cui è stato inserito in direttiva in allegato 5, mancava anche in qualche modo di conoscenze sulla distribuzione in Sud Europa. Il suo inserimento sicuramente è stato motivato dal fatto che caratterizza ampiamente habitat di tundra del Nord Europa, ma tuttavia portandolo in direttiva come sottogenere ha implicato che anche specie come la cladina, come la cladonia, perché si tratta di cladonia appunto mediterranea, piuttosto mediterranea, e la cladonia ciliata, che invece sono legate ad habitat totalmente diversi, insomma dunali, sono state appunto inserite dentro. Il suo inserimento in allegato 5, cioè l'inserimento di queste specie che hanno una forma a cuscinetto, sono epigee, crescono al suolo, è assolutamente appropriato per quello che riguarda appunto l'allegato, perché sono specie che vengono effettivamente commerciate per diversi scopi. Importante è il loro ruolo come foraggio invernale per gli ungulati, appunto, in particolare le renne, comunque per gli ungulati del Nord Europa, ma certamente vengono utilizzati in farmacia piuttosto che per i modellini, nei presepi ad esempio, ma insomma, nelle composizioni floreali, piccole oggettistiche, e soprattutto ultimamente c'è questo sfruttamento massiccio per arredamento da interni, sono noti come moss tiles, addirittura. Si osserva, questa è una ditta italiana che pubblicizza questo utilizzo, si osserva una parete completamente ricoperta di cladina. Le specie, dicevo, sono appunto 8, diversi ambienti, particolarmente legati alla tundra. Questo problema, quindi sistematico, diventa anche un impedimento, cioè include anche in qualche modo appunto l'impedimento tassonomico, perché queste specie in realtà, questi taxa attualmente necessitano per la corretta determinazione della cromatografia sull'astra sottile, perché sono caratterizzati da metaboliti secondari specifici, per cui siamo, insomma, ad un livello di riconoscimento abbastanza esigente anche come tipologia poi di risorse per appunto per un'università. Per quello che riguarda la base di dati, sicuramente la raccolta che è stata fatta in contemporanea anche per un altro progetto delle liste rosse di cui vi verrà parlato in seguito, è comunque discreta. Cioè, parliamo di 478 segnalazioni nell'arco di 160 anni. 160 anni perché il periodo di generazione di queste specie
specie è individuabile su 60 anni e 3 generazioni per quello che riguarda la UCN è il periodo in cui si definisce un decremento. Naturalmente poi tutto il reporting è stato basato sui periodi temporali richiesti dal reporting, però trattandosi di specie che hanno 60 anni di appunto un periodo di generazioni di 60 anni, il riferimento primario è stato quello. Le fonti sono state prevalentemente bibliografiche, ma anche il riferimento a campioni d'erbario e a una letteratura grigia, quindi tutte le produzioni locali su riviste nazionali di difficile reperimento oggi attraverso motori di ricerca che si basano appunto prevalentemente su letteratura internazionale. Quali sono i problemi legati a questa tipologia di dati? Innanzitutto, per quello che riguarda mondo lichenologico, non è consuetudine, i dati sono raccolti a livello regionale, non è consuetudine segnalare, fare nuove segnalazioni per una regione in cui la specie è già nota. La lichenologia in Italia, non apro questa, cioè è una parentesi che apro e chiudo, però è effettivamente una disciplina che è stata reintrodotta molto recentemente, agli inizi degli anni 90, per cui effettivamente questo tipo di approccio, cioè il fatto di non segnalare poi la presenza delle specie, implica che sicuramente il dato è sottostimato. Sicuramente inoltre abbiamo anche un'altra questione aperta, che per i licheni il ruolo più noto è quello di indicatori della qualità dell'aria, quindi la maggior parte dei lavori comunque si riferiscono a licheni epifiti che crescono sugli alberi e queste specie più epigee effettivamente sono meno note. Un altro punto, l'utilizzo di dati di erbario, dati storici, che però nessuno effettivamente ha mai confermato nella loro veridicità. E poi un po' il problema principale a cui si possono ricondurre tutti gli altri, cioè non esiste un progetto di monitoraggio delle stazioni già note o delle aree potenzialmente idonee alla presenza appunto di questa specie. Questo naturalmente implica che la valutazione del range è una sottostima rispetto alla realtà italiana oggi. Un altro problema che è un classico per i licheni e ci scontriamo regolarmente su questa, anche appunto quando andiamo a fare l'assessment per la UCN di qualsiasi specie, non a caso sono elencati solo due specie di licheni nelle Red List UCN globali, è che la consistenza delle popolazioni si basa sul concetto di individuo. In genere per i licheni è estremamente variabile l'idea che si ha di individuo, si riconduce al concetto di rameto oppure di individuo funzionale, che sostanzialmente per gli epifiti è l'albero su cui i licheni crescono, poiché nel momento in cui viene a morire o a essere abbattuto appunto l'albero, scompaiono anche le specie che sono legate alla sua presenza. Per Cladonia e in generale per i generi che hanno questa forma di crescita a cuscinetto è impossibile definire un individuo all'interno del cuscinetto, perché è composto da più individui praticamente, da più individui. Poi i licheni parliamo di simbiosi mutualistica tra due organismi, quindi ecco, siamo veramente
al di là del concetto di individuo. Quindi che cosa abbiamo dovuto prendere in considerazione? Come permesso dalla comunità europea abbiamo considerato le località, ma quindi ritorniamo al problema espresso in precedenza sulla sottostima delle presenze. L'habitat idoneo per la specie, abbiamo detto che per tutti i vegetali, quindi questo è un problema condiviso con tutte le specie vegetali, definire una dimensione di un'area di copertura idonea al buono stato di conservazione di queste specie non è possibile, è necessario un progetto finalizzato effettivamente a questo. Anche un giudizio dell'esperto qui sarebbe veramente molto spinto e direi in ultimo, io sono stata brevissima, in ultimo per concludere il giudizio esperto. Allora, chiaramente conoscendo le problematiche legate a questa specie, che sono a questo punto attualmente la pressione maggiore appare questa della raccolta sostanzialmente, anche se in Italia questo è un fenomeno molto comune, noi siamo più importatori, è stato semplice definire alcune pressioni o minacce, come ad esempio quella dell'inquinamento atmosferico per la nota sensibilità dei licheni, in particolare agli inquinanti aerodiffusi NOx, CO e CO2, e nel caso di cladina appunto la raccolta. Più complicato chiaramente, data la fonte dei dati, la definizione di pressioni puntuali, per cui certamente in alcuni casi dove il cambiamento di uso del suolo e l'urbanizzazione è apparsa palese, ecco, è stato più semplice. In altri casi, come per le cladine legate all'ambiente dunale, lo stesso definire come pressione l'antropizzazione anche è stato banale, è stato immediato. Per situazioni legate all'arco alpino, quindi diciamo all'habitat in cui la maggior parte delle specie di questo gruppo appartiene, effettivamente è molto complicato e naturalmente si ritorna a un discorso della necessità di un monitoraggio continuo. Grazie.